Ok, Aspetta. cosa? Tieniti al. Aspetta, alla scrivania, alla mi sto scrivania. Tenendo, che succede? Quando entri in una stanza, compare un nuovo tasto per arredarla. Lo sapevo! Lo sapevo <ride> che si possono anche arredare! Che bello! Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo che è che va Roblox! E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno, che per oggi sono Ladybug, Angie, Sans the Skeleton Human, Phoenix07, Roberto e Carlotta. Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione. Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi. Siamo tornati su Trilance Finalmente, ragazzi, in questi <ride> giorni non ci abbiamo potuto giocare perché ovviamente dovevamo andare avanti nel video. E stavamo impazzendo. Volevamo giocare e tornare a Nerdare in questa moto perché è troppo bella è stata una sofferenza da dover aspettare assolutamente ma finalmente sì. ci siamo allora prima di tutto abbiamo fatto qualche soldino perché l'inizio è davvero lento non volevamo farvi vedere per i silver è sì, davvero davvero lento non volevamo farvi vedere noi che prendiamo 2000 frutti all'infinito quindi abbiamo fatto qualche soldino cosa andremo a fare oggi allora prima di tutto ci compriamo un furgone gigantesco così ci stiamo in due alla grande ci stanno un sacco di frutta un sacco di cose poi andremo a provare a prendere dei cristalli nella casa Caverna di notte di nuovo perché dobbiamo fare qualche soldo in più. Abbiamo visto che quelli valgono tantissimo. E ovviamente inizieremo a costruire la base. Perché sì, che è ancora così, ancora <ride> bruttissima. Quindi dobbiamo assolutamente migliorare. Ma brutto non c'è nulla, questa no, è la è... mia base ed è carinissima, è ok? È ma non c'è niente, vieni hai messo vederla, solo gli armi non c'è nulla. No, vieni, 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 perché magari da sotto sembra più brutta, ma in realtà è carinissima. No, da sopra è ancora più brutta, sali, Guarda, sali, non c'è nulla. Cioè... Guarda che bella! bella sì, <ride> Abbiamo un harvester e poi un altro harvester. Wow, proprio! Troppe costruzioni, <ride> guarda, mi stai confondendo. Lasciami in so, pace. Non so più da che parte Sono andare. Povero. Dai, cominciamo subito. Allora, prima cosa che dici di prendere il furgone. Eh sì, direi di sì. Vado. Vai, vai. Secondo me è quello. Oh, bim. Sì, vedi, uh -oh. questo è questo Guarda quanto è grande Bellissimo. Guarda dietro quante cose ci stanno Possiamo è Possiamo mettere due chili di frutta E adesso mi posso sedere qua Guarda, seduta a a te, siamo perfetti Allora, va a 31 <ride> L'altro andava a 25 Quindi 25. non è proprio una scheggia anche questo Vabbè, però, però se ci pensi i furgoni son lenti, sono lenti Cioè sì, quando sì, devi sì, raccogliere la frutta Senza dubbio <ride> Nella realtà sono molto lenti Almeno, vediamo le cose positive Possiamo viaggiare tranquillamente in due uh -huh. E ci stanno un sacco di cose dietro Esatto che mi faremo tanti soldini? Sì, che frutta andiamo a prendere oggi? Cosa vuoi prendere? Eh, allora, non lo so, non lo so. Con il furgone possiamo fare davvero un raccolto. Sì, io vorrei provare a prendere anche le banane. Uh, le mie prese? No, non ci sono mai. Allora, riuscito. a me è successa questa cosa. Per okay. quello che lo sto dicendo, sono andata a prendere. Ma ci sono tono... le bacche? Mi sono incastrata. Facciamo una raccoltina di bacche mentre racconti Dai, la tua storia mentre di racconto la mia storia delle banane. <ride> Io praticamente sono andata, ma mi sono incastrata nell'albero. Mi si è proprio buggato il personaggio e l'ho dovuto resettare. E mi hanno detto che però ci si può arrampicare negli alberi. Perché sono proprio come le banane reali, sono in altissimo. Sì, cioè, è proprio l'albero altissimo, ragazzi. Sì, quindi, quindi vorrei provare a, a riprenderle arrampicandoci, capito? Anche perché so che valgono davvero tanto. So che valgono molto. Abbiamo raccolto un sacco, un sacco, un sacco di blueberry Adesso le combiniamo, le vai, mettiamo vai, sul vai, furgone vai. Guarda quante sono E andiamo a prendere i banani Secondo me non ci riusciremo, però sarà un tentativo dai, interessantissimo Dai, ci proviamo, scusa, non vedevo l'ora di avere il furgone per provare a prenderli Almeno ci proviamo esatto. Guarda che grande blueberry ti eh? sei fatto <ride> È enorme Adesso noi lo lanciamo qui Nel retro del furgone oh, E figa. andiamo a venderlo, andiamo a venderlo No, dai, non dai, andiamo dai. a venderlo, andiamo direttamente a prendere i banani Ah Tanto, bene, effettivamente ci un gigante, che cose, dai, facciamo direttamente un viaggio unico. Esatto. Che vedete come sono in alto? Vedete? Sono in altissima Alcuni sono bassi, altri sono altissimi. Allora, io ho letto pure che ci si può arrampicare. Eh, è quello che stavo dicendo da due ore. Guarda, cioè. vedi? Ah, vedi sì che ci si può arrampicare Eh, c'è il vedi trucchetto Vedi le mani io, io sai come ho provato a prenderli la volta sì. scorsa? Cercavo di saltare e prenderli al volo Quindi mi sono proprio buggata dentro <ride> l'albero E ti invece... credo che ti sei buggata Beh, <ride> non sapevo come fare Nessuno mi aveva spiegato Io ho provato a saltare <ride> Che dovevo fare? Non no, avevo capito. Sì, in effetti non sembra che ti, ci puoi incastrare Ma invece funziona Guarda Grazie. sopra la tua testa Che succede? Chi è? Non lo so Qualcuno che sta arrivando qua col dirigibile? Chi è? Beh, Che bello il dirigibile. Lo Sarà una anche delle noi. prossime cose che compreremo. Conserveremo eh, tantissime cose. Con calma. <ride> per riuscire a prenderlo perché è bellissimo. Ma Credo che così lira di Dio. Comunque. Vai a cercarti le cose. Tutto nel, nel dirigibile. Sì, perché bellissimo. lui adesso a terra. Prende le cose, le mette nel dirigibile e torna a casa. Eh certo, Certo Fa benissimo. Fa benissimo. Ok, guarda, ti faccio vedere quanti bananioni. Secondo me ne abbiamo preso una quindicina. Speriamo. E poi con le blueberry. Secondo me 17, 18. Quindi... Ora vedremo quanto valgono perché in effetti non sappiamo neanche quanto vale una banana quindi potrebbe essere comunque una cosa che non vale troppo eh. io eh, spero lo so, lo so, lo lo so, sappiamo solo delle blueberry, delle banane invece non lo sappiamo ma alla fine bisogna tentare e vedere un po' quale vale di più. Esatto, in ogni per caso... Però valgono molto, è difficile raccoglierle. In quindi... ogni caso è stato divertente raccoglierle. È eh, certo. <ride> È stata una bella esperienza. Allora vai. aspetta, devo parcheggiarmi bene. E pure parcheggiare bene, vai. Sì, vai. Perché così Bravissima. poi mi compare la possibilità di unire i banani tra di loro. Ok, con tutti i banani qui. Eh, Uniscono i Adesso fai un bananone gigante. Guarda. Vediamolo. Ok, ok, abbastanza grande. Lei Banana. non è male. Ma <ride> <ride> no, te l'ha lasciato lì? Sì, credo che non, che non esista, in realtà. Capito? Su 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 okay. su, veloce. veloce. Vediamo. Ha contato. 21 eh, blueberry, che è buonissimo 5 l'una E le banane? 7 l'una È buono 7 l'una Per un totale di 203 silver Va benissimo, va benissimo 203 sono molti contando che appunto li farmi molto lentamente 200 sì. Così tutti in una volta sola sì. E contando che col furgone ci abbiamo messo anche poco tempo Perché avendo messo tutto dietro siamo riusciti esatto. ad andare a fare un viaggio solo Secondo me va benissimo Interessante Interessante e siamo a 1900 Io direi che è ora di andare a... A fare un po' di costruzioni Assolutamente che dice... Non vedo l'ora È la parte che aspetto di più Anche la mia casa Non l'ho neanche iniziata a costruire se perché? Perché volevo fare le cose assieme <ride> E vedere un po' com come funziona e quindi non vedo l'ora. Ok, comunque una cosa ragazzi fantastica che abbiamo scoperto è che praticamente quando cambia il meteo cambia quello che si trova. Ad esempio se piove dentro la foresta si possono trovare i cocomeri. Mentre la notte appunto si possono trovare i cristalli nella caverna. Questa cosa io la trovo troppo troppo carina. La trovo sì, davvero una figata pazzesca. Anche quindi... perché appunto poi appena piove devi correre subito esatto. nella foresta a prendere i cocomeri e fare un sacco di cose. E lo stesso la notte ti devi proprio correre nella caverna perché vanno a ruba sì, i cristalli sì, 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 vanno cristalli proprio a ruba vanno davvero a ruba allora Dai, partiamo dagli pronti. harvester possiamo costruire un blueberry harvester che io direi di mettere lo mettiamo appunto a fianco sì, secondo me sì va bene almeno tre li, li mettiamo Agli va altri benissimo due. aspetta su. che forse qua ok no sì sì sì, sì, sì. per sì, un attimo mi è comparso mettere, un messaggio no, 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 no. e pensavo di non poterlo costruire adesso abbiamo il primo che è mele il secondo che è arance e il terzo che Blue è blueberry quindi già con i gold faremmo un bel po' di soldi immagino. Non lo spero, perlomeno E adesso è tempo di fare altro I gold per il dirigibile Su, su, su Allora, <ride> lì che dici? Mettiamo delle scale lì davanti? Allora... Vedi un po' che cos'hai Allora, Perli abbiamo vedere... queste Solo queste, vero? Sì, oppure c'è lì Guarda che le altre Belle Penso che forse si sbloccano man mano che costruisci, giusto? Mmm... Non capisco, non ho capito questo. Però si sì, mi dice zero, quindi non possiamo farlo. Quello di sicuro. Allora partiamo dalle costruzioni. Qua possiamo fare appunto la small room. Ci costa 250 silver. La mettiamo dove hai detto? Sì, Lo ma che facciamo? dici facciamo un piccolo sentiero mettiamo direttamente la casa. Mm, no, un piccolo sentiero. Sì, secondo me è troppo attaccata, no? Non credi. Sì, sì sì, sì, piccata, sì, sì. io sì, sì. direi di fare un piccolo sentiero e poi metterla. Ok, allora facciamo classico? Sì, 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 sì. 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 Tanto non ci servono curve per ora. Dritto così, perfetto. Uh, uno, o due, che dici? Forse solo uno è bellino. Allora, due, ho paura che la sia casa, troppo lungo. Secondo me, ho paura che poi la stanza rimanga un po' fuori luogo. Esatto. Così lunga. Metti place. Sì, 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 sì secondo me è carinissimo così. Guarda, 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 guarda. Vedi, dai. Io Se la vedo già Sei io già dentro già, Io la vedo già Quindi me la sto già gustando Mi dispiace ma la vedo già Oh mio Dio è carinissima Muoviti Eh si sta costruendo Guardami dentro la casetta Yeah Bella. Guarda che carina No aspetta Ok aspetta. cosa? Tieniti Tieniti al Aspetta alla scrivania alla Mi sto scrivania. tenendo Che succede? Quando entri in una stanza Compare un nuovo tasto per arredarla Lo sapevo Oh, lo sapevo <ride> che si possono anche arredare. Che bello! Allora ti volevo infastidire. Ecco, sì. aspettavo questo momento. Ho pensato subito, appena l'hai costruita, che appunto se si può arredare. facciamo un piccolo punto di ritrovo. Quando poi vai a prendere i gold, capito? Il Ritrovo dell'agricoltore, insomma. Okay. Invece su, facciamo le vere e proprie stanze, tipo le stanze da letto e tutte queste cose. Fammi subito vedere cosa si può mettere. Perché allora. sono gelosissima. <ride> Ma sono le lucciole. Ma so è un barattolo di lucciole? Oh sì. mio Dio! Oh mio Dio, aspetta, togliti. Togliti che lo voglio zoomare e vedere bene. Oh mio Dio, è troppo carina sta cosa. Proprio Fantastica. come in campagna, se nei film che raccogli le lucciole nel Esatto baratto, che poi è un po' una crudeltà, però, vabbè, dai, alla fine sono carine così. Siamo in un gioco, facciamo finta che sia solo una cosa carina. Allora, ne metto una anche in questo angolo. Okay. Guarda come è illuminata la stanza adesso. Adesso vediamo le altre cose. Voglio vedere cosa tutto c'è. Allora, su, su. abbiamo questo qua che è un tappetto una sedia, tavoli, libreria, lampade, scrivanie, di tutto. C'è di tutto. C'è allora, di tutto, c'è pure il divano. In stanza. Cosa mettiamo? Allora, mm. essendo un punto di ritrovo da quando si finisce di lavorare, secondo me la prima cosa che fai quando finisci di lavorare è mangiare. Ok, abbiamo finito. Ci abbiamo messo tantissimo, ma secondo me. Alla fine abbiamo cambiato tutto. Abbiamo cambiato tutto, guardate cosa abbiamo fatto. Guardate bye, un po'. Papà! <ride> Sarebbe una sorta di bar dopo che finisci di lavorare, magari ti siedi, ti prendi un bel succo di frutta, una bella Coca-Cola fresca, esatto. per riposarti dopo aver raccolto tutto qua. Allora cos'è? Abbiamo lo stereo per un po' di musica, eh per certo, rilassarsi bello, un po'. Sì, sì, sì. Il tavolo da bar dove ci si siede e si prende da bere, una bella lampada per la luce e il frigorifero dove appunto ci sono tutte le bibite per prendersi qualcosa da bere e rilassarsi e son un po'. Sono caduta. Poverina <ride> <ride> Sono caduta dalla seggiola, ok? Non mi criticare. <ride> Sai come sei seduta? Eh, no, vabbè. Guarda da me. No, io invece mi vedo seduta bene esattamente come ti vedi tu. Che cosa che, strana. Che cosa Comunque, strana. Comunque la prima stanza è carinissima, mi piace un sacco. Sono davvero, davvero felice. Risulta così, guardate che bellina da lontano, è davvero fantastico. Mi piace tantissimo. Allora, quindi adesso facciamo, le mettiamo le scale? Sì, sì, assolutamente, certo che allora, le mettiamo. Allora, mettiamo quelle classiche, perché abbiamo solo queste per ora. Vabbè, certo, dai. Tac. Boh 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 Stai costruendo? Boh 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 boh. Sì, sì, sì. Uh tantissimo. io le vedo già fatte. Ma non è giusto! Son bellissime. <ride> piano... Sono bellissime. Da me ci mette piano piano, giustamente, perché ci sono certo. i folletti che costruiscono. Ok, sali. Ok, e qui inizierà il piano superiore. Sono felicissima, mi piace un sacco. Sta iniziando a prendere forma, è molto carina. Sei cascato di sotto. No Mi hai buttato di sotto, è io? diverso. Sì, sì. ho fatto. Perché non sei cicciona. <ride> È molto molto carina. E guarda, qui abbiamo già un bellissimo panorama. Si vede. Mi ha buttato giù momi. Vedi? Devo dire <ride> che si vede tutta la città, tutto quanto, tutte le altre case degli altri è fantastico Secondo me sta davvero prendendo forma. Mi sì, piace sì, tantissimo. Sì, 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 la trovo davvero carina e sono soddisfatta. Abbiamo fatto un buon lavoro. Ho notato che sta diventando notte, quindi, anche se abbiamo ancora tantissimi soldi da, da spendere, Andiamo a prendere un po' di cristalli Che Assolutamente. dici? Assolutamente Sperando sì. di trovare la caverna ovviamente Perché ogni volta ci perdiamo <ride> Ok Abbiamo trovato la strada Per qualche sorta di miracolo incredibile Ci compriamo una torcia Perché c'è molto buio nella caverna Con una torcia si vede qualcosina in più Ci dovrebbe sì. essere un venditore qua è un po'... Eh non è, no. no, non c'è No, non c'è Niente torcia Di solito c'è <ride> Probabilmente è dall'altra parte Magari c'è solo in un sì. ingresso Può Di solito essere. sì C'è il venditore che ti dà la torcia Per vedere un po' meglio Dentro, dentro la caverna Siamo da da soli? No, siamo da soli, no? No, stiamo da soli. Bellissima questa cosa, così ci prendiamo tutti Tutti i cristalli. Ho già visto un cristallo piccolino qua, ovviamente prenditeli anche tu, che comunque dai, ce li vendiamo ognuno per i fatti propri, così okay, ti fai un po' di okay, soldi anche dai, per allora tu. Per dai, allora raccolgo i cristalli. Perché comunque dai, ormai sono ricco, ti concedo di farti i soldi anche tu. Comunque, allora, non so se l'abbiamo già detto anche la scorsa volta, si possono prendere solo quelli piccoli, quelli grandi sono solo quelli piccoli. Esatto, dei peti, che insomma, così nessuno si confonde. Abbiamo anche allora, uno pre... verde qua. Io ne ho già trovato uno rosso. Io ne ho trovato uno verde. Che okay, Do te lo posso mettere secondo te? Nel mio oh, no, furgone. Nel mio furgone lo puoi mettere. Ne dovremo trovare parecchi. Magari perché la notte è ancora lunga. Quindi, quindi ci vorrà ancora un po'. Perché Provato... sponino tutti. Sono un secondo. Due rossi io. Due su due rossi. Dietro di te, dietro di te, Ti è appena comparso. Uh, non la ho visto perché mi stavo girando tutti i verdi, però dai, tutti verdi. visto quanto sono gentile. Potevo star zitto e andare io di nascosto poi a prenderlo, e invece ti ho avvertito. Hai fatto una gentilezza. Mica fatto... sono signor maialino io. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cristalli. Io ne ho presi 4. <ride> allora, io direi che dopo la caccia grossa di ieri di Pokémon Go. Anche oggi abbiamo fatto caccia grossa, però di non cristalli. di Pokémon, ma di cristalli. Di cristalli. Io credo che guadagnare abbastanza bene. Ne hai presi davvero tanti, quindi dovresti farti un bel gruzzoletto. Ma sì. questo cosa sarà? Perché c'è scritto nuovo, Coming, coming soon. soon vedi che sono delle. Probabilmente vendi direttamente da quale merce? O magari solo per certi tipi di merce Non lo so Sarà qualcosa che dovranno aggiungere Perché il gioco è ancora in beta Quindi in costante sviluppo Esatto e Non lo so Vedremo cosa aggiungeranno Sarà non, non, di non sicuro lo so. interessante Allora adesso parcheggio bene Guarda bravo, che bravo Bravissimo Inizio okay. a scendere Combino i cristalli rossi Che sono quattro Poi ho tre cristalli 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 blu. <ride> Io inizio a combinare anche i miei, tanto li vediamo dei. I verdi ce li hai, li vedo. No, io ne ho tre verdi e uno rosso. <ride> sto cercando di fare il canestro, ma è difficilissimo, guarda. <ride> anche perché poi quando li combini, ti diventa così All gigante. Ah, che caccia <ride> grossa! Lui, aiuto! Perché sono salita su una macchina? A contatto che Due da 18, tre da 20, okay. e quattro da 16. Quindi un totale di 160. Mm. Così, così, dai. No, non male per quelli che hai preso. Almeno, diciamo, ti sei fatto 160 silver in più. Però, secondo me è meglio prendere la frutta. Sì, Continuo assolutamente. A pensare questo Mi piace sia... di più la frutta. Aspettami, Penso <ride> che sia meglio sempre prendere la frutta. Torniamo un pochino. Andiamo. andiamo! Andiamo! Andiamo i cocomeri! Cosa I cocomeri? vuol dire la pioggia, ragazzi? Su, 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 I cocomeri. cocomeri! Quindi andiamo a prendere a caccia di cocomeri! <ride> Ti ricordi dove sono? No! Boh. Allora, entriamo dentro la foresta, esatto. prima o poi li troveremo! Tanto sto sempre dentro È la, la mia foresta tattica. in mezzo! Esatto! <ride> Praticamente vedete piovere, correte dritti su nella foresta! Sono i cespugli, tanto si riconoscono perché sono diversi dai cespugli normali! Quindi esatto! Dritti nella foresta! Comunque, mentre arriviamo, perché una cosa che in effetti ci avete scritto... Mi sono incastrato. In tantissimi <ride> nei commenti nel primo episodio, sì, ragazzi, questa mappa costa 25 Robux per poterci giocare, ma perché? Perché il gioco è ancora in beta. Quindi chiedono 25 Robux per supportarli se volete appunto iniziare a provare il gioco. Altrimenti basterà aspettare che esce ufficialmente. E non credo che manchi ufficiale. troppo. E a quel punto sarà appunto gratis. Infatti, prima era in alfa adesso è già in beta, quindi ci stanno, stanno lavorando, lavorando bene. Davvero non, quindi non ci vorrà una vita. Insomma. No, noi l'abbiamo preso soprattutto perché abbiamo visto che da qualche video che questa mappa è da Davvero fantastica, come infatti sì. si è rivelata davvero fighissima E quindi diciamo che ci faceva piacere eh, supportare i creatori del gioco Quindi l'abbiamo presa anche per dare la possibilità di vederla a chi non se lo può prendere Perché non tutti possono spendere 25 Esattamente. euro Esattamente, ho preso il melone <ride> Non che, sono meloni, sono cocomber co Che poi sarebbero angurie, giusto? Angurie, sì, cocomber è l'anguria Anche Anzi, se poi è un po' diversa siamo... dall'anguria, capito? Penso che sia... Dannazione, mommi, lasciamelo che sia una sorta di, di. cioè. Di, che faccia parte della famiglia delle angurie, però sia un po' diverso. Mi piace okay? il furgone, mommy. È più grande di te, guarda, sì, è più grande di È ufficialmente di te. più grande di me. Dai, andiamo a venderlo. Su, su, su. Speriamo faccia, faccia un bel po' di soldini È stato su, difficilissimo su, su. tirarlo lì dentro. Allora, vai. Ok. Conta. Sono 7 per 15. 105 silver. Questi, questi valgono la pena di andare a prenderli di andare a litigare per chi riesce a prendere più cocomeri. Diciamo che questi Senza valgono ombra di sì, dubbio Sì, perché anche questi, ripeto, appaiono solo quando piove. Quindi è davvero davvero difficile trovarli. Poi la pioggia non è che duri così tanto. Quindi è, bisogna davvero essere bravi e veloci eh, per prenderli prima di tutti. È eh. bellissimo. non riesci a salire? Non, <ride> non riusciva a salire. Ogni tanto un po', un po' si bugga la salita. Però dai ce l'ho fatta, fatta. Uh, guarda, c'è qualcun altro che ha tutti i dirigibili. Ma che bella bravo, che è bravo, la. Costruzione, comunque... Bellina che l'ha fatta sì, sì è molto arriveremo carina. anche noi Destroyer è un consolino ah, sì un consolino Bellissima Destroyer Bellissima la tua costruzione Casa fantastica Regalaci dirigibili, <ride> i dirigibili I dirigibili <ride> per noi Wow 10.000 non sarà facile, ma abbiamo dei nuovi obiettivi. Allora, al prossimo episodio, ragazzi, questo lo compriamo. Non voglio comprarlo subito perché comunque i silver ci servono anche per costruire la base, quindi vorrei un farlo. Vorrei anche iniziare a esatto, espandere, espandere la base per farla ancora più carina. Dobbiamo essere iniziare, saggi. iniziare a fare il piano di sopra, così poi penseremo anche perché i dirigibili è bello se li metti in alto. Esatto, è bello quando esatto. hai un po' di costruzione Magari già abbiamo... Al primo insomma. piano sarebbe terribile, quindi dovremo aspettare un po'. Cerchiamo di farlo come obiettivo al prossimo video nel caso sarebbe. Epico e direi di fermarci così per questo video. Ma prima di finire il video andiamo ovviamente a salutare i nostri sei eroi del giorno, che per oggi sono Simone, Mattia, Peppe, Stefano, Lele e Mattia. Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione. Beh, ragazzi, il video è finito così, se è piaciuto, lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima! Ciao ciao!